Presidente, fine dello stato di emergenza, circolazione endemica del virus e fine della pandemia non sono sinonimi? Assolutamente no e si sta facendo molta confusione. La fine dello stato di emergenza che sappiamo ha una data ben definita, il 31 marzo 2022, coincide con uh, l'inizio della gestione ordinaria della pandemia, in particolare con il passaggio alla Regione di tutta una serie di uh, responsabilità che stavano in capo alla struttura commissar della, uh, del commissario Figliolo. Oh, e, e... E ovviamente diciamo, nel non utilizzo di tutti quelli che sono gli strumenti di gestione straordinaria. Questo nella narrativa, diciamo, nella narrazione pubblica, si sta uh, allineando diciamo, con termini che hanno un significato completamente diverso. La uh, circolazione endemica del virus si ha nel momento in cui, nei momenti diciamo, di massima circolazione, quindi potremo saperlo nel prossimo autunno e inverno se saremo nella fase di circolazione endemica, non ci sono segni di sovraccarico né a livello territoriale né soprattutto a livello ospedaliero. La fine della pandemia è una campanella che deve suonare l'Organizzazione Mondiale della Sanità uh, noi ci auguriamo il più presto possibile ma non è sicuramente quello che eh, è, è la scadenza diciamo, di, una, uh, di un qualcosa di straordinario che può essere allineato. E' certo che in questo momento ci troviamo in una fase molto favorevole della pandemia proprio per il fatto che è un po' una sorta di best case, voglio dire, eh, sta arrivando la stagione primaverile, eh, sta scendendo in maniera decisa la quarta ondata su tutti gli indicatori, contagi, ospedalizzazione terapie intensive, decessi e siamo anche in una fase diciamo, di copertura vaccinale e di terza dose diciamo, molto molto elevate. Il problema è che noi in autunno avremo una situazione opposta a stagione, stagionalità diciamo, del virus che favorisce la circolazione del virus e declino delle coperture vaccinali di cui anche un momento non sappiamo quanto sarà richiesta una ulteriore dose, soprattutto per i soggetti anziani e fragili. Ecco, infatti dal monitoraggio settimanale di Gimbe emerge una situazione in continuo miglioramento. Lei però ha lanciato un piccolo allarme sulla situazione della guerra, quindi i suoi profughi in arrivo. Saranno vaccinati ma c'è la possibilità di una nuova nuova variante della circolazione di nuove varianti, di riacutizzarsi del problema Covid, secondo lei, qui in Italia? Ma guardi, il dato oggettivo è che eh, l'Ucraina in questo momento ha, ha, ha praticamente il 64% di persone non vaccinate e conquista diciamo, questo triste eh, primato in Europa. È ovvio che ci sarà una importante circolazione di profughi che arriveranno in Italia, eh, seppur in misura nettamente minore rispetto a quello che stanno arrivando nei paesi limitrofi, quale Polonia piuttosto che altri paesi confinati. Eh, al momento è impossibile prevedere di quante persone diciamo, si tratterà. A ah, immaginare l'emergenza di nuove varianti. Eh, Devo dire che è un'ipotesi un po' azzardata, fermo restando che comunque situazioni di elevata circolazione virale, di bassi tassi di copertura vaccinale, sono condizioni favorenti, ma con numeri molto, molto elevati. È indubbio che la protezione vaccinale è importante, soprattutto per le persone anziane e fragili che rischiano comunque di andare nei pronto-soccorsi e negli ospedali.